Un granello di polvere è un elemento minuscolo che però ha innescato una serie di eventi, come un piano inclinato, fino a una condanna per omicidio. In quest'ultimo anno abbiamo cercato di costruirli un pezzo alla volta per vedere se alla fine tutto tornava. Abbiamo passato giorni nei sotterranei del tribunale alla ricerca di alcuni nastri molto vecchi e molto preziosi. Abbiamo cronometrato percorsi e distanze e, sembrerà assurdo, abbiamo misurato più volte la profondità di un condizionatore. Abbiamo ascoltato ore di intercettazioni telefoniche. In alcune si organizzano picnic, in altre si discute dell'effetto che produce un proiettile quando impatta il cervello umano a seconda del calibro. In altre ancora si commenta il nuovo fidanzato di una ex. Abbiamo parlato con due condannati per omicidio e con i loro accusatori. Abbiamo usato delle applicazioni per invecchiare i volti delle foto di archivio e le abbiamo confrontate con decine di profili Facebook, Instagram e Twitter. Lo abbiamo fatto per ritrovare i protagonisti di questa storia. Buonasera a tutti, grazie. Alcuni per essere qui. Avevano deciso di scomparire. Le complessità di questi giorni, grazie al circolo che ci ospita. Questa sera raccontiamo, insomma, approfondiamo i temi e il podcast Polvere, i temi che racconta il Post Polvere, ma anche il podcast in quanto tale. Grazie alla presenza delle due autrici che hanno dato vita a questo progetto giornalistico. Alla mia destra Cila Sala, giornalista, scrive su diverse testate, adesso poi ci racconterai quali sono i tuoi progetti attuali, e Chiara Lalli, giornalista, anche Chiara, insegna bioetica e storia della medicina a Roma, all'Università La Sapienza. Chiara e Cecilia ci racconteranno un po' come è nata l'idea di questo podcast. Come sapete, è in questo periodo tra i prodotti più ascoltati su tutte le piattaforme di streaming. Non quanti di voi l'abbiano ascoltato, ma immagino molti di voi abbiano almeno iniziato Polvere. E quindi volevo comincio da Cecilia, poi arrivo da te Chiara, con una domanda proprio sulle origini, no, di questo podcast, che è uscito recentemente, sta avendo, come dicevamo, grande seguito, grande circolazione. La domanda è: come vi è venuto in mente di fare un podcast innanzitutto e poi di approfondire, scavare in un fatto di cronaca che sembrava quasi dimenticato, che risale a più di 20 anni fa, no? Il delitto della Sapienza, caso Marta Russo. Lascio a te, Cecilia, raccontarci com'è partita questa avventura. Grazie Lorenzo, ringrazio anche io ovviamente il circolo lettori. E insomma, è nato prima l'idea di occuparsi di questa storia e poi l'idea di farlo tramite un podcast. Avrebbe potuto essere anche l'inverso, ma in questo caso è andata così, ed è una storia che sia io che Chiara, poi Chiara racconterà lei come si è imbattuta in questa vicenda, diciamo, ha toccato le nostre vite da un punto di vista non professionale, ma personale. Nel mio caso, io ero molto piccola all'epoca dei fatti, non mi ricordo assolutamente tutto quello che è successo intorno a questo caso a livello mediatico, non solo giudiziario, però nel mio liceo di Roma, il liceo Cavour, che scoprirò solo, diciamo, quando avevo 16 anni, essere stato anche il liceo di Marta Russo, a un certo punto viene a insegnare Giovanni Scattone, che per noi era un supplente, che avrebbe fatto supplente come professore di filosofia per tutto l'anno, uno come tanti, cioè una persona, ovviamente erano tutti della mia generazione, per noi questo nome non significava nulla. Per molti altri italiani invece era legato a un ricordo di un caso tremendo, di un caso spartiacque nel metodo, nella narrazione della cronaca nera. E cosa succede? Per le prime settimane tutto normale, poi a un certo punto un gruppo di ragazzi esterni alla nostra scuola, ma che hanno una sede politica, in particolare di Forza Nuova, di Lotta Studentesca, i giovani di Forza Nuova, ha una sede a Colleoppio, che è proprio vicinissima al liceo in questione, al liceo Cavour. Loro invece scoprono chi è Giovanni Scone, cioè una persona che era stata condannata dalla giustizia italiana per aver sparato a Marta Russo il 9 maggio del 1997, e dal mattino dopo
si presenta, aveva scontato la sua pena, ovviamente era tutto, cioè dal punto di vista legale era tutto assolutamente legittimo. Scattone aveva il diritto di reinserirsi nella società, di partecipare e di iscriversi alle liste per diventare professore. Si presentano tutte le mattine davanti all'ingresso del liceo con un enorme striscione con scritto Scattone assassino e tentano e gli impediscono proprio fisicamente di entrare a scuola. Io ero rappresentante di istituto, in quel momento insieme alla preside dovevamo gestire una situazione comunque abbastanza tesa e esplosiva perché c'erano i suoi studenti che volevano fare a botte con questi qui per difenderlo e questi che... questo è il momento in cui io incappo in questa storia. Mi colpisce moltissimo, metto a studiare, a leggere, erano usciti dei libri, a recuperare nell'archivio la stampa dell'epoca, a recuperare anche le carte giudiziarie che erano già pubbliche perché il processo si era concluso e mi sembra una storia assurda. Mi sembra che i passaggi logici dal punto A al punto B con cui procede l'indagine, il processo, fossero... pazzeschi e incredibili. E da qui mi resta insomma il desiderio di occuparmi, prima o poi volevo già fare la giornalista di questo caso. E quando ascolto Serial, che è stato il primo grande podcast true crime con un successo mondiale, dico cavolo, ma il metodo, io pensavo a un documentario, il metodo migliore per raccontare delle storie così complesse che hanno banalmente anche solo bisogno di tempo, oltre al fatto che il podcast è estremamente più economico del racconto video, quindi ti permette diciamo di autoprodurtelo, ma in più ci servono almeno insomma quelle che noi abbiamo usato 5 ore, tante cose le abbiamo dovute sacrificare e tagliare per entrare in una vicenda processuale così lunga, così articolata, con così tanti testimoni, ma non solo tanti testimoni, tutti i testimoni dicono cose molto diverse l'una dall'altra, hanno varie versioni, quindi veramente raccapezzarsi è complicato. E quindi il podcast ti permette, se si tratta di un'inchiesta, no? Vale anche per altri temi, di entrare molto più nel dettaglio e è più facile da fruire per l'ascolto perché non deve dedicare del tempo solo a quello, lo può fare anche mentre va in bicicletta, mentre passeggia, mentre prende i mezzi pubblici, mentre cucina, è ovviamente anche estremamente più economico. Scusate, dobbiamo fare questa operazione di volte oggi. Chiara, Cecilia ha raccontato il suo motivo personale dietro a, diciamo più che al podcast, all'interesse nei confronti della vicenda che poi avete raccontato, esaminato, riscoperto, devo dire, con il vostro podcast. Per te come nasce invece il legame, la connessione con questo caso così triste, ovviamente come fatto, e poi soprattutto con la vicenda giudiziaria, che è quello su cui in realtà il vostro podcast si concentra maggiormente, no? Sì. Io sono più vecchia di Cecilia e quindi nel 1997, che è l'anno in cui, il 9 maggio 1997, è il giorno in cui qualcuno spara a Marta Russo, sto dentro la città di Roma, che è un luogo molto grande ed è l'università principale di Roma, e sta camminando insieme a vanno forse a controllare un orario di un esame, comunque sono lì perché sono studentesse di giurisprudenza iscritte al terzo anno, e mentre camminano in un vialetto Yolanda, racconto poi, sente un rumore sordo, un tonfo, e urla qualcuno ha sparato, hanno sparato, e vede la sua amica cadere sul vialetto. Io ero all'università quel giorno, non dentro la città universitaria dove c'è anche la facoltà di giurisprudenza e anche altre facoltà, ma ero alla facoltà di filosofia, che però sarà nelle indagini e poi anche durante il processo l'altro punto di interesse, perché quel giorno Giovanni Scattone fa un'ipotesi che poteva essere passato a Villa Mirafiori a salutare un professore di filosofia, appunto, che conosceva per altre vicende perché avevano degli interessi comuni, e tutte le persone che giravano allora insomma intorno a Eugenio Lacaldano, che sarà il nome del professore, e al gruppo diciamo di filosofia, erano tutte persone che io conoscevo direttamente perché appunto avevo più o meno finito gli esami, forse stavo facendo la tesi o comunque mancavano due esami,
E quindi tutte quelle persone lì che poi in quegli anni e nei mesi in cui ho lavorato con Cecilia abbiamo risentito, riascoltato direttamente ma durante le udienze, quindi le ore di processo, sono tutte persone che appunto conoscevo e mi ricordo in parte lo sgomento di quella mattina e lo sgomento dei giorni, delle settimane successive, perché questo caso, oltre al fatto banale e ovvio che quando qualcuno spara e qualcuno muore, insomma, è un fatto ovviamente drammatico, ma era ancora più drammatico perché è accaduto in un posto dove non si aspetta che si sa che ci siano delle armi. Il paragone che spesso ci è avvenuto a Cecilia mentre ascoltavamo è un po' quello delle sparatorie nelle scuole degli Stati Uniti, che comunque è comunque un'esperienza che noi per fortuna sentiamo distante. E quindi quel caso, quell'omicidio, quella morte non sono stati soltanto drammatici perché, come ho già detto, è morta una ragazza che aveva 22 anni, ma perché da subito c'era questo clima che si mischiava poi all'ipotesi terroristica, al fatto di non saper dare le risposte soddisfacenti, e questo senso di insoluto, di mancanza di risposte, di fatto poi è quel senso che c'è tuttora, c'è dopo che abbiamo lavorato e letto, c'è o tenti di ricostruire le indagini, c'è quando ascolti l'accusa, ha delle ipotesi che scricchiolano, che comunque, come diceva prima Cecilia, non c'è quasi mai un passaggio uno che si incastra bene con un passaggio due e diventa sempre peggio, poi a tre, quattro, insomma, più si va avanti, più tutti gli anelli non si amalgamavano e ci sono talmente tante domande che ovviamente, come succede spesso quando c'è un'ipotesi di errore giudiziario, il non detto più spaventoso è che poi i responsabili non siano stati neanche sferati né dalle indagini né tantomeno dalla condanna definitiva, che appunto è tale, quindi per ora e comunque per sempre, da un certo punto di vista, i colpevoli e quindi i responsabili della morte di Marta Russo sono Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Torno a te, perché mi incuriosiva un aspetto, cioè quello della costruzione, no, del vostro lavoro. Come abbiamo sentito, la vicenda, l'omicidio alla base di tutto avviene il 9 maggio del 97, peraltro citava Chiara il terrorismo, anche perché il 9 maggio notoriamente è la ricorrenza del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro nel 1978, quindi una delle piste richiamava anche quella coincidenza, chiamiamola così. Però mi interessava capire insieme a te, Cecilia, anche dal punto di vista giornalistico, come siete partite dal questa è una storia che vogliamo approfondire e come siete arrivate al costruire un racconto e una ricostruzione dei fatti che è complessa. Molti di voi avranno sentito, avevano già ascoltato Polvere, ma c'è tutto un livello che è quello delle testimonianze, c'è un altro livello che è quello delle indagini, e voi avete sentito e coinvolgete nel podcast come voci anche alcuni degli inquirenti. C'è poi tutto un altro filone, magari dopo lo approfondiamo, che è quello di come i media hanno trattato questa storia nel 97. Che percorso avete fatto per arrivare a questo lavoro di costruzione nel caso Marta Russo? Allora, la prendo un pochino da lontano, ma poi cerco comunque di non dilungarmi e di essere sintetica, nel senso che partendo proprio dall'inizio, visto che è una storia che ha riguardato in qualche modo, ha sfiorato le nostre vite personali per entrambe, mettendomi poi nei panni della giornalista, la prima domanda che io mi sono fatta è: va bene, ma a parte il fatto che tu hai incontrato Scattone e vissuto questa vicenda, perché questa storia è rilevante? Giornalisticamente come secondo me ha scritto benissimo Mattia Feltri, il direttore dell'Huffington, nel suo pezzo che lancia questa storia, che è una storia troppo italiana e quindi qualcosa di emblematico e non solo, diciamo, di specifico, non solo perché diciamo non può essere un caso se dalla perizia della polizia scientifica della Regione Lazio, al metodo della squadra mobile, al metodo del PM, al metodo del giudice, diciamo secondo noi, secondo quello che abbiamo cercato di ricostruire, ci sono così tanti errori e nonostante sia un sistema che prevede i controlli ovviamente, a partire da giudice per le indagini preliminari,
non ci si sia mai fermati, si sia continuato a costruire sugli errori. Ci deve essere un problema che non è semplicemente che è andata così questa volta per sbaglio, ci deve essere qualcosa che un po' più nel profondo non va, ma poi è una storia troppo italiana e secondo me è stato proprio un romanzo collettivo, una opera collettiva, perché per le ragioni che diceva Chiara, cioè il fatto che un omicidio che avviene in un luogo simbolico, in un luogo che già la Sapienza per sé rimanda al terrorismo per quanto riguarda, oltre alla coincidenza, se è una coincidenza della data, tutti si sentono in dovere, dalla politica agli intellettuali ai romanzieri, di dire la loro su questa vicenda. E quindi questa vicenda non viene costruita ordinatamente, pazientemente, con le indagini. Cioè, io anche penso un po' con questi inquirenti che si trovano da Ciamarini, cioè tutto un mondo, la politica, Rosbindi, che ha già dato una sentenza, che ha trovato la chiave interpretativa giusta, che ha già definito nel dettaglio e in modo minuzioso il carattere e la psicologia degli imputati. Quindi, diciamo, secondo noi aveva qualcosa di più un semplice fatto di cronaca. Come ci siamo mosse? Ci siamo mosse cercando tutti. Cioè, noi quello che volevamo fare era, seppur con dei dubbi su questa sull'indagine, sul processo, andare a parlare con l'avvocato, farci dare le carte dall'avvocato e fermarci lì. Quindi noi cerchiamo tutti i testimoni più importanti, i testimoni marginali, quelli meno importanti, che magari proprio per la pressione non solo degli inquirenti ma anche dell'opinione pubblica, della stampa, all'epoca si erano un po' intimiditi, uno lo troviamo diciamo in questo senso, che erano stati intimiditi dalle circostanze e magari con 20 anni di distanza, senza più i giornalisti sul pianerottolo, avrebbe potuto dire qualcosa che all'epoca non si era sentito di dire. Andiamo a cercare appunto le carte degli avvocati, ma anche tutto quello che è rimasto nel fascicolo del PM, quindi insomma la parte dell'accusa nel Tribunale di Roma, delle difficoltà burocratiche, pratiche enormi, e poi decidiamo una linea che è quella di trovare un elemento, cioè trovare un elemento, perché è appunto una storia complicata in cui ci potrebbero essere milioni di spin-off, era difficile trovare una linea. Allora, il modo in cui cerchiamo di organizzarla è all'inizio in ordine cronologico e poi invece in ordine tematico, cioè quando passiamo al tema della memoria, cosa c'entra su tutti gli aspetti di questa vicenda. Qui c'è Pietro Strada che ci ha aiutato molto diciamo per quanto riguarda questa puntata fondamentale, secondo me è molto bella, e l'abbiamo organizzata in questo modo. L'elemento che abbiamo trovato è appunto polvere, cioè la polvere da sparare. Ci serviva qualcosa da mettere in discussione subito, ma visto che la parte balistica, della chimica balistica, forse è quella noiosa e faticosa da raccontare in un podcast, diciamo, per un pubblico generalista, con un racconto circolare, mettendola come primo grande dubbio all'inizio, ma poi approfondendola nell'ultima puntata. E senza, diciamo, noi abbiamo cercato di non essere troppo esplicite sulle nostre considerazioni, di non lasciarci troppo andare, anche se ovviamente a volte ascoltando le intercettazioni, per esempio di Maria Chiara Lipari, che è la prima testimone fondamentale, che dice alla fine l'ho riconosciuto, ma non so cos'è stato, dopo aver detto che non sapeva chi fosse, dopo essersi sbagliata sull'identità della persona alla finestra, che dovrebbe essere quella che ha sparato, e dice sarà stato lo yoga, sarà stato il Padre Eterno, mi è venuto in mente un nome. E noi lì ovviamente abbiamo avuto delle reazioni, perché non era mai stato ascoltato, erano le carte processuali, ma nessuno le aveva mai sentite, se non appunto quelli che il pubblico, ecco. E abbiamo cercato di trattenerci, poi insomma di non caricarla troppo. Ma appunto vi chiederò se vi siete fatto un'idea sullo specifico di questa indagine e della verità giudiziaria. Mi sembra che uno dei livelli che tornano nel vostro podcast, al fianco della memoria, che effettivamente è uno di quelli essenziali, sia anche
la dimensione della verità, no? Cioè verità giudiziaria che è stata di fatto raggiunta, e però la verità dei fatti su cui abbiamo qualche dubbio in più, mettiamola così. Volevo chiedere a Chiara un po' un punto anche di metodo, no? Rispetto alla storia che voi raccontate nel podcast. Intanto il titolo, Cecilia l'ha già lasciato intendere, il titolo Polvere ha a che fare con un granello di polvere che viene trovato sul davanzale della famosa Aula 6, che poi è un po' la scena del podcast. Si ritiene che quel granello di polvere confermi il fatto che si è sparato da quell'aula, eppure, come chi di voi avrà la pazienza di arrivare all'episodio 8 o chi l'ha già ascoltato sa, molto verosimilmente non era una prova di polvere da sparo. Peraltro nell'ultima puntata presente un perito torinese, anch'egli che non c'è più, ma che è stato un importante specialista di studi forensici, che è Carlo Torre, perito del tribunale in quel caso, che mette proprio in discussione il fatto che quel granello di polvere fosse la conferma che si era sparato da quell'aula. Volevo chiederti se ci racconti un po' che cosa porta gli inquirenti, partendo da un dato inspiegabile, cioè la morte di Marta Russo nel vialetto della Sapienza, cosa li porta a quell'aula specifica tra le mille possibili finestre da cui poteva essere partito il corpo. Voi nel podcast date conto di una, non ricordo quale fosse l'inquirente, ma sono gli inquirenti che dice qui probabilmente non ci arriveremo mai alla verità, no? Se non ci fosse stata la possibilità di arrivare a un'aula nello specifico, forse non ci sarebbe mai stata una condanna. Come si arriva dal fatto che citavi prima, dallo sparo, a identificare quell'aula in particolare? Allora, qui ci faceva comodo una foto della città universitaria e soprattutto di quel vialetto lì, perché io cercherò di descriverlo, ma temo di non essere bravissima a descrivere insomma le architetture, però insomma Marta Russo e Yolanda Rucci stavano camminando in una specie appunto di vialetto circondato da tre palazzi, è come se fosse una U, immaginate, con palazzi ovunque, quindi se ricordo bene sono 100 finestre, forse le avevamo anche contate, più di 100 finestre, perché sono dei palazzoni di 3-4 piani da un lato, 3-4 piani dall'altro, e poi c'è questa, il braccio corto diciamo di questa U, che ha ancora altre finestre, quindi insomma veramente una scena del crimine, forse la peggiore che un inquirente, un investigatore si possa trovare davanti, o il fatto che la città universitaria è un luogo chiuso, quindi non ci sono solo gli studenti, il personale universitario, o ci poteva passare chiunque, sono tante entrate, si entra tranquillamente, quindi insomma immaginate un posto potenzialmente molto affollato con tre pareti di palazzi e con il vialetto anche, quindi anche qualcuno che poteva passare per strada, quindi insomma un luogo come scena del crimine veramente un incubo, difficile anche da chiudere, questo è un altro problema che tornerà e tornerà, perché non vengono chiuse le aule, non viene chiuso nulla, quindi c'è un problema gravissimo di inquinamento ambientale o comunque di validità di quelle prove, di quei rilievi che vengono fatti. Comunque questa scena, che risale ovviamente al 9 maggio, rimane così un po' congelata in queste incertezze, in queste mille domande. A un certo punto, qualche giorno più tardi, il 20 maggio, succede qualcosa di molto significativo, insomma, che poi segnerà tutte le indagini e tutta la storia successiva, perché arriva la perizia della polizia scientifica. In quella perizia si dice sicuramente si è sparata dall'aula 6. L'aula 6 è un'aula dell'Istituto di Filosofia di Diritto, e naturalmente è la prima buona notizia per chi sta cercando di capirci qualcosa, perché almeno qualcuno ti dice è sicuramente da lì, non sappiamo ancora ovviamente chi, perché, ci mancano ancora un sacco di elementi, però ovviamente lo scenario cambia, diventa un po' più facile, perché sappiamo che è quell'aula specifica e non è tutta quel pezzo di città universitaria.
E ovviamente cosa succede? Anche in quel momento in buona fede, perché insomma la perizia ti dice che è da lì che quello ha sparato, quindi vai, entri in quell'aula. Entrano gli inquirenti in quell'aula, cominciano a notare dei dettagli, un telefono, e quindi cominciano a chiedersi chi c'era a quell'ora in quest'aula. Cominciano a indagare su chi ha usato quel telefono e poi, come diceva Cecilia, il primo testimone, la prima testimone importante è Maria Chiara Lipari, e da lì poi cominceranno insomma una serie di conseguenze abbastanza incerte, non solo per la questione poi più grossa che andremo a sapere proprio da Carlo Torre durante il processo, che quella particella non è sicuramente una particella di polvere da sparo, quindi il dubbio diciamo arretra fino alla premessa, quella premessa che aveva escluso le altre ipotesi. Poi possiamo domandarci se è stato comunque avventato escludere le altre ipotesi, ripeto, in buona fede, cioè dicendo da qui si è sparato, però magari forse teniamo anche altre piste, ancora non le escludiamo per la complessità di quello che insomma stava succedendo. Ovviamente a freddo e a distanza, e anche per chi fa un lavoro giornalistico, insomma, è un pochino più facile anche descrivere gli errori e vivere quello che si sarebbe potuto fare. In quel momento c'era anche una pressione politica fortissima, perché l'omicidio di Marta Russo avviene in un momento molto particolare per Roma, perché c'erano altri casi, pensiamo solo a Poma o il delitto dell'Olgiata, insomma casi che non avevano avuto delle soluzioni in un caso per niente, nell'altro a distanza di molti anni, quindi insomma quella pressione lì ha anche avuto un peso. Questo non significa ovviamente giustificare gli errori o le distrazioni, però ecco, bisogna anche fare attenzione quando uno ricostruisce a ricordare che tipo di difficoltà anche emotiva, anche ripeto politica, oltre al fatto che poi questo ci ha colpito molto, tutti gli inquirenti con cui abbiamo parlato in un modo o in un altro hanno espresso la necessità di trovare un colpevole, o nella forma comprensibile anche emotivamente diciamo apprezzabile, ma dal punto di vista investigativo meno, di dover dare una risposta alla famiglia. Questa pressione è una pressione, ripeto, umanamente e personalmente molto comprensibile, ma è anche al contempo molto spaventosa. Spaventosa perché è ovvio, insomma, c'è una pressione personale, anche un dolore che insomma, anche a distanza di tanti anni, penso a Vulpiani, che era l'ex capo da Digos, che insomma si è anche commosso nel riraccontare quella storia lì. E ripeto, dal punto di vista personale è assolutamente comprensibile. Viene un po' di timore nel pensare se questo elemento qui abbia potuto ulteriormente complicare la lucidità delle analisi e anche il fermarsi e dire siamo perfettamente in grado di capire qual è la richiesta dei genitori, ma può diventare certo quella la prima ragione e il primo tuo interlocutore se tu stai facendo delle indagini, perché il lavoro di chi indaga è forse prima di tutto questo, mantenere una freddezza, una lucidità che ti fa evitare alcuni errori, perché poi forse non puoi essere immune da tutti gli errori e sicuramente non ci diciamo mai abbastanza spesso che quando si indaga un caso come questo, ma anche altri meno gravi, quando cerchiamo di ricostruire a posteriori che cosa è successo in un determinato giorno, in un determinato momento, è sempre una ricostruzione che si presta a un sacco di errori, a un sacco di dimenticanze, di difetti, no? E quindi ci sono tantissimi rischi, anzi tante volte durante questi mesi ci siamo dette, oltre all'ansia un po' di trovarsi dalla parte di Giovanni Scattone e di Salvatore Ferraro, quello che mi ha colpito per esempio avendolo vissuto quell'epoca lì, io ricordo che in quegli anni, in quei mesi pensavamo potevamo stare al posto di Marta Russo, a distanza quello che abbiamo pensato più spesso potevamo stare dalla parte di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, e non è così scontato che poi le cose sarebbero andate diversamente, quindi questo sicuramente fa molta impressione e quello che uno può provare a fare ecco, è essere estremamente prudente quando cerca di fare ipotesi, ripeto, in una situazione in cui non c'era nessun elemento oggettivo, questo è il dato più sconcertante, perché caduta quella premessa lì da polvere da sparo, non c'è niente in questa storia, non c'è la pistola, non c'è neanche il momento, non c'è nessuna certezza,
tutto quello che rimane, come prima ricordava Cecilia, è la memoria. Esatto. E appunto poi forse Pier Giorgio Strada ci potrà anche dire bene quanto è inaffidabile la memoria. La memoria è ovviamente un elemento fondamentale delle testimonianze oculari, è ovvio, è scontato. Quindi una delle domande più angoscianti, che riguarda mica solo il caso di Tarusso, è: possiamo intanto credere ai testimoni, quali sono poi gli elementi ai quali dobbiamo fare più attenzione, ma poi possiamo davvero arrivare a una colpevolezza soltanto in base alla testimonianza di uno o più testimoni, tra l'altro anche con la vittoria tra di loro? Tra poi magari approfondiamo anche il tema della memoria. Cecilia, volevi aggiungere qualcosa? Io avrei una domanda in realtà per te, te la faccio, poi vediamo, poi scegli. Rispondo e aggiungo, mi esatto, tutto. Poi vedi tu. Cioè, la domanda è questa. Ci sono una serie di cose che non tornano, no? Nella ricostruzione giudiziaria di questa vicenda. Abbiamo detto la perizia sulla polvere da sparo, che verosimilmente non era, poteva non essere polvere da sparo, e poi diciamo che a partire da lì parte una catena di eventi che hanno a che fare sostanzialmente con testimonianze e basta, spesso contraddittorie o modificatesi nel corso del tempo, questo lo raccontate molto bene nel podcast, tanto che sembra quasi che il procedimento sia: dobbiamo trovare un colpevole, troviamo tramite una prova fisica che poi si rivela non così decisiva un luogo, e nel momento in cui abbiamo trovato il luogo dobbiamo identificare qualcuno che possa aver sparato da lì attraverso delle testimonianze. Questo sembra un po' il modo in cui procede l'indagine. Quello che volevo chiederti, poi ovviamente espandi, aggiungi come preferisci, è: quali sono le chiavi di volta che possono aver portato un errore giudiziario nella vicenda del delitto di Marta Russo? Quanto invece, diciamo, sono elementi che potrebbero essere interpretati diversamente, ma che non necessariamente possiamo considerare degli errori di fatto dal tuo punto di vista? Allora, è una premessa, diciamo, questo è una cosa che volevo... dice Chiara nel podcast, che volevo aggiungere, che sta bene anche nel discorso che cerco di fare per rispondere alla tua domanda, che è quella di Innocent Project. Cioè, il discorso sui testimoni non è un discorso così, insomma, perché tutti noi, se ci guardiamo negli occhi, sappiamo che, almeno io sicuramente, la mia memoria non è proprio precisissima. Se uno mi chiede: ma in banca ci sei passata martedì o mercoledì di un mese fa? So se era martedì o mercoledì. Queste sono le domande che vengono fatte, ad esempio, per quanto riguarda l'alibi. Ma poi quello che dice Chiara nel podcast, citando una ricerca, è: abbiamo delle statistiche, cioè abbiamo dei dati e abbiamo delle ricerche che sono state fatte su dei casi che sono stati risolti prima da prova del DNA sulla base di testimonianze oculari. E se uno va a vedere quante di quelle testimonianze oculari, una volta abbiamo potuto fare con il progredire della scienza la prova del DNA, quanti degli errori giudiziari, quante delle persone finite in galera ingiustamente da innocenti c'erano finite perché qualcuno aveva detto sì sì, è lui, l'ho visto, e la percentuale è del 70, sono appunto, siamo, c'è nel podcast, potrebbe essere il 63, ma infatti diciamo noi siamo un caso, diciamo, patologico, alta, però diciamo comunque, che è alta. Non è una gag per rendere più vero quello che sto dicendo, veramente non ce lo ricordiamo, però questo è mostruoso. C'è un esempio che fa anche una puntata di Super Quark, in cui si chiede, per esempio, a te Lorenzo, si fa vedere un video a delle persone dove c'è un uomo che commette un reato che è completamente irriconoscibile, bardato, senza, non riconosce nessuno dei lineamenti, col cappuccio, dall'inizio alla fine. La maggior parte delle persone che guardano quel video, se poi gli metti davanti 5 persone e gli dici tra questo c'è il criminale, ti dice sì, è lui. Cioè, il modo che ha la nostra, anche per uno spirito sano di giustizia, di sentirsi importanti perché sei quello che ha l'occasione di riparare un'ingiustizia, ci spinge a cercare, a ricostruire, no, il, come diciamo sempre nel podcast, il nostro cervello repelle il vuoto, quindi abbiamo bisogno, se ci sentiamo incaricati di una missione importante, di riuscire a, anche se non lo possiamo dare perché oggettivamente non l'abbiamo potuta vedere perché nel video non è riconoscibile.
Questo si mischia poi a una pressione oggettiva da parte degli inquirenti, mi permetto di dirlo perché ci sono le registrazioni che lo dimostrano e sono contenute nel podcast, e una di queste registrazioni invece era già emersa al tempo del processo ed è una cosa unica perché noi sappiamo dalle intercettazioni, a volte anche dall'abuso delle intercettazioni, cosa dicono i delinquenti o i presunti tali, perché abbiamo accesso alle loro... Nessuno ha mai intercettato un inquirente mentre fa il suo mestiere, questo è un caso più unico che raro. Quindi vedere come uno su 100 ovviamente non ha valore di statistico, è un evento solo, può essere che... però è l'unico che abbiamo, quindi un po' di importanza gliela possiamo dare. Ovviamente questo è un caso eccezionale, però insomma è un caso in cui abbiamo prova di come gli inquirenti hanno interrogato i testimoni. E l'escamotage che noi utilizziamo, quello del piano inclinato, serve a dire non è che qui ci sono tanti errori, qui c'è un solo errore, che è un errore di metodo, che è un errore di ho deciso che lo devo trovare, ho deciso che questa è la mia chance, quest'aula mi serve perché non lo so, effettivamente se parlo onestamente tra me e me, sinceramente non lo so se è questa l'aula, che Carlo Torre, che tu citavi prima, o Garofano dei RIS lo dicevano già all'epoca, cioè non è... Oggi c'è una letteratura scientifica che smentisce completamente quella perizia, ma già all'epoca c'erano dei dubbi. Carlo Torre dirà di particelle uguali a cui ne abbiamo trovato un sacco in tutta l'università, quindi come facciamo a dire che è una certezza? Mi sparano in tutta l'università, il colpo è partito una volta sola. Allora, quello che succede è una convenienza investigativa a reputare quella che non è proprio una certezza, per stringere il campo, perché come diceva Chiara, ci sono più di 100 finestre, non c'erano telecamere, l'amica non ha visto la posizione di Marta e quindi è impossibile trovare la traiettoria, e quindi di quelle finestre tantissime erano plausibili. Qui ho l'occasione di stringere il campo e la colgo al volo, perché ho una pressione mediatica dell'opinione pubblica, ho la pressione dell'opinione pubblica che diventa anche una pressione politica, perché di questo caso parla il Presidente del Consiglio Romano Prodi, il Vicepresidente del Consiglio, il Prefetto, il Presidente della Repubblica, cioè insomma è una situazione particolare. Gli intellettuali, gli editorialisti e poi una pressione interna al mondo della giustizia, perché appunto alla Procura di Roma, ovviamente brutalizzo il concetto, però in quel periodo gli si dice se è la procura più importante d'Italia non ne azzecchi una, cioè non c'è un caso risolto negli ultimi anni di quelli, quindi un po' una brutta figura di una procura importante. A quel punto cavolo, ho trovato una cosa che mi restringe il cerchio, questo è partito dalla sala assistenti. Chi sono gli assistenti di filosofia del diritto? Senza considerare che anche uno che non è un assistente di filosofia del diritto ci può entrare in quell'audio, però sempre per restringere il cerchio faccio che sono solo gli assistenti. Chi è che non ha un alibi? Chi è che non era fuori Roma con delle prove? Quel giorno pochi. Va bene, ci avviciniamo alla possibilità di risolvere il caso in breve tempo. E quindi... chi è che ha telefonato in quel momento? Chi è Chiara Lipari, una dottoranda, figlia di un ex senatore della CE, di un professore di diritto privato molto importante, Nicolò Lipari. È lei che ha telefonato in quel momento. Questo te lo dicono tutti gli inquirenti. Ha telefonato in quel momento. In realtà lei ha telefonato 2 minuti dopo quello che è lo del delitto, cioè 11:42. E in 2 minuti, cioè almeno immagino, se uno spara e per errore o per volontà prende in testa una ragazza di 22 anni, non sta 2 minuti davanti alla finestra, poi questa è una mia ipotesi ovviamente, però dare per scontato fa sempre parte di una convenienza investigativa. Lei c'era 2 minuti dopo, facciamo che c'era, e quindi ha visto per forza qualcosa. Questa ragazza dice, io non ho visto niente. Si arrabbia anche perché la trattano male, le dicono sputiamo te e tuo padre se non ci dai una mano. Mors tua vita mea, cioè tu soffri nel dover dire una bugia, ma io procuratore, insomma non è un clima semplice quello
E lei dice: io non mi ricordo niente, non mi ricordo niente. Poi dirà che ha visto uno, poi quello lì aveva un alibi. Allora c'era una donna, prima aveva detto che non c'era una donna, insomma, fino ad arrivare a Ferraro. Questa cosa qui non è sufficiente, perché lei, forzata, non dice che ha visto uno con la pistola, dice che ha visto uno. Allora bisogna trovare qualcuno che ha visto uno con la pistola. Allora di quelli che lei ha visto in quella stanza se ne si sceglie Gabriele Aletto, e Gabriele Aletto, che giura sui suoi figli piangendo, che per settimane dice di non aver visto niente, è l'altra che deve invece dire la pistola, il dettaglio che manca per il rinvio a giudizio. È un errore solo, ma è una testardaggine veramente notevole, per cui non è ammissibile che le cose non siano andate come l'inquirente ormai si è immaginato che devono essere andate. E chiunque smentisca la versione che l'inquirente in quel momento non ha ancora provato, perché quelle testimonianze non le ha ancora, le sta immaginando, le sta auspicando, chiunque dica no, ma Ferraro era come l'ho visto quella mattina, abbiamo organizzato la festa di mia sorella, viene indagato, gente che non c'entra nulla, gente che semplicemente si permette di sentire su un dettaglio, tutti, dottoressa Vitale, Marianna Marcucci, Urilli, Basciu, tutti quelli che dicono, segretarie, dottorande, che dicono un dettaglio che cozza con questa versione, sono indagati. Testimoni che vengono indagati mentre danno la loro testimonianza, cioè io sono qui a dire ho visto una cosa un po' diversa da quello che lei dice PM, e il PM si alza, passate il fascicolo alla mia, al mio ufficio, e, insomma, se uno, io personalmente, se avessi avuto da dire qualcosa di simile a Marianna Marcucci non mi sarei presentata in aula, perché chi me lo fa fare di essere... Dici, si è creato anche un clima, diciamo, di intimidazione di fatto, no? Nel senso che alla fine le magari testimoni con una linea diversa non avevano grossi incentivi per portare una testimonianza che contraddiceva l'impostazione dell'indagine, giusto? Tant'è che, sono brevissima, tant'è che noi ne troviamo uno di questi, cioè uno che dice e che non vuole che sia conosciuta la sua identità, che dice sì, effettivamente io in quel clima di caccia alle streghe non mi dava di rischiarmela, e quindi non ho detto che Maria Chiara Lippara, da cui inizia tutto, mente o ricorda male, perché in realtà io quella mattina ero con lei e lei in realtà eccetera eccetera. Chiara, voglio riportarti sul tema della memoria, perché ci pensavo poco fa, alla fine tante di queste storie nascono da interpretazioni di ricordi. Mi viene a citare peraltro due podcast investigativi di Time, uno è Serial, che è stato citato prima, se non l'avete ascoltato fatelo, è in inglese, quindi c'è questa barriera linguistica, ma è forse il primo podcast di grande successo, uscito nel 2014, ascoltato milioni di persone in tutto il mondo, racconta in modo magistrale una storia di cronaca e tutte le incoerenze e i dubbi rispetto alla ricostruzione giudiziaria di quel fatto. Ma un altro podcast che mi viene da citare, venendo in Italia, è Veleno, che è, diciamo, l'altro grande podcast di true crime degli ultimi anni, insieme a Polvere. Anche in quel caso è cruciale il tema del ricordo, della memoria, della manipolazione della memoria. Voi ovviamente questo tema lo trattate nel podcast. Prima Cecilia citava il fatto che una buona parte dei ricordi di testi oculari in realtà poi non regge alla prova del DNA scientifica, secondo alcune statistiche. Ci racconti qualcosa di più sul ruolo che hanno i ricordi più o meno forzati, più o meno condizionati in questa vicenda? Ma appunto, come abbiamo detto, hanno un peso enorme, in realtà sono l'unico elemento dell'accusa, per dire che quindi non c'è niente, in estrema sintesi, adesso insomma siamo un po' brutali, ma proprio perché, allora innanzitutto togliamoci anche da questa storia specifica e poi ci torniamo naturalmente, ma come prima ricordava Cecilia, proviamo a fare anche veramente un esercizio, cioè a chiederci dove eravamo 4 settimane fa, con chi eravamo, ma anche semplicemente a descrivere il colore dei vestiti di un tizio che abbiamo incontrato mezz'ora fa.
è estremamente complicato e questo, diciamo, è la base di fango su cui questa storia e tante altre si costruiscono. E poi c'è naturalmente l'elemento già citato da Cecilia della pressione. Anche qui dobbiamo fare uno sforzo e non immaginare soltanto e di nuovo a freddo qui ora a chiederci ma noi avremmo, come abbiamo reagito? È sempre molto facile, anche un po' così da narcisisti, pensare che nessuno di noi avrebbe ceduto a delle pressioni e che saremmo stati integerrimi e che avremmo trovato le soluzioni giuste, avremmo chiamato un avvocato. Io non lo so, mi viene più spesso da pensare, come diceva Massimo Troisi, che a me basta che mi minacciano di tortura e io dico qualunque cosa, anche il falso, insomma. Ed è ovvio che in una situazione del genere conta tantissimo anche il carattere delle persone. Gabriella Alletto era una segretaria di un istituto, aveva sempre avuto una vita, adesso non lo so, insomma, ovviamente anche qui stiamo facendo delle ipotesi, ma insomma una vita non avventurosa, voglio dire, non si era mai trovata in nulla che potesse somigliare a questo incubo in cui ti vengono a prendere la mattina, ti tengono 8 ore, ti interrogano per 8 ore, vedi delle persone verso le quali forse tu hai anche un po' di timore, perché comunque sono autorevoli, in molti casi anche autoritarie, nel senso che poi molti di questi hanno anche un atteggiamento un po' di nuovo per caratteristica personale, un po' per il lavoro che fanno. Uno, diciamo, se vogliamo nominare uno di allora, che era il capo della squadra mobile, che era Niccolò D'Angelo, e insomma ha un atteggiamento molto da poliziotto da strada, insomma, e quindi uno deve anche appunto sforzarsi e pensare ma come reagisce una persona che non ha mai avuto, non si è mai trovata in una situazione del genere e, ripeto, viene presa da casa, portata 8 ore in questura, interrogata, riportata a casa, lasciata a dormire 2 ore, ripresa. Cioè c'è anche una situazione quasi ai limiti della tortura e quindi in una situazione in cui siamo anche stanchi, abbiamo l'ansia, abbiamo fame, abbiamo sonno e tutto questo ha un peso enorme poi nelle nostre capacità di difenderci, di rispondere e anche di ricordare, perché poi figuriamoci, no? Anche quando qualcuno vi fa una domanda sei volte, ma siete sicuri? Siete sicuri? A me in genere viene sempre da dire, alla terza volta che qualcuno mi chiede, sei sicura? Forse c'ho pure un po' la di paglia, però mi viene spesso a dire forse no, in effetti no, cioè no, e soprattutto in una situazione del genere in cui ti stanno interrogando non perché qualcuno si è rubato un registro o si è venduto un esame, ma in un caso come un omicidio. In più, e non a caso dicevo si è venduto un esame, dobbiamo anche aggiungere altri elementi in questa storia complicatissima, che sono mondi che si incrociano e mondi in cui moltissime persone hanno qualcosa da nascondere, di piccolo, di grande, cioè l'università in cui alcuni timbravano regolarmente il cartellino per altri, erano stati anche degli scandali nei mesi precedenti, negli anni precedenti rispetto ad alcune facoltà, quindi si vendono esami, le commissioni d'esame, la Sapienza in quegli anni in cui solo a filosofia del diritto, che poi era anche uno degli esami più sfigati, non è a diritto privato, penale, insomma, c'erano centinaia di studenti, quindi nessuna regola formale veniva rispettata, anche proprio quella banale, la regola che ti dice che per fare un esame devi avere una commissione, una serie di cose, mai. Quindi quando un evento di questo tipo, un omicidio, mette un faro in questo mondo universitario e in tutti poi quelli limitrofi, perché poi c'è il mondo dell'impresa di pulizia, il mondo degli inquirenti, il mondo delle persone che passano di là, insomma, e tutti hanno un po' qualcosa per cui possono essere ricattati. Quindi tu hai timbrato per qualcun altro, allora ti conviene dirci davvero come sono andate le cose, perché sennò passi guai. Gabriella Alletto, sei stata assunta senza un concorso, ma perché sei invalida, ma sei davvero invalida, hai truffato, hai detto qualcosa che non torna, se andiamo a controllare ti denunciamo, indaghiamo e così via. In un crescendo di ipotesi da parte degli inquirenti che erano quasi diventate automaticamente certezze, quindi uso quel dato come se fosse sicuro e ti minaccio, ti torturo, ti ricatto, e dall'altra parte persone più o meno fragili, più o meno in grado di difendersi, che si trovano in una situazione in cui, appunto, mors tua, vita mea. Anche, ripeto, con dei dubbi probabilmente che
parte dei quali potevano essere in totale buona fede, perché poi, ripeto, dopo ore e ore che ti domandano, ti chiedono, ti pressano, probabilmente c'è anche una questione proprio dal punto di vista cognitivo, non sai più che cavolo è successo, cosa hai visto, cosa ti ricordi, oltre a tanti dettagli strani in questa storia, come per esempio, faccio solo un esempio, il comportamento di Gabriella Alletto. Allora, Gabriella Alletto dice per 5 settimane di non sapere nulla, di non essere mai entrata in quell'aula e di non aver visto nessuno con pistole e niente di losco. A un certo punto cambia completamente versione e dice sì, io ero lì e ho visto Scattone con la pistola e Salvatore Ferraro mettersi le mani nei capelli. Nelle 5 settimane, diciamo, precedenti, a versione 1 e versione 2, lei ha un comportamento assolutamente faticosamente compatibile con l'aver visto questa scena, a cominciare dalla mattina stessa in cui lei normalmente sta nella sua stanza, continua ad avere un rapporto sia con Cattone sia con Ferraro come se niente fosse, e ripeto, non è che aveva visto uno che aveva messo 30 a un amico suo, secondo il suo racconto nella versione 2 aveva visto due persone che le conosceva sparare in testa a una studentessa, che è una cosa di un'enormità che difficilmente convive col fatto che tu torni in stanza, la tua vita è normale, nei giorni successivi risponde al telefono scherzando, pronto, filosofia del delitto, e ci sono insomma tanti di questi frammenti che, messi tutti insieme, viste anche le premesse, suonano davvero molto molto sospetti queste questioni, insomma non torna niente, ecco, di nuovo c'è questa considerazione, non torna niente in questa storia, niente. Volevo dare la possibilità a chi di voi vuole fare qualche domanda a Chiara o Cecilia di farlo, vedo già qualche mano che si alza, non so se abbiamo un microfono per questo scopo, ok, non si può, giusto, allora vai ad alto volume e ti sentiamo. Come avete trovato Luca, che è il testimone, Luca, nome di fantasia, credo, no? Il testimone che citavi prima. Vogliamo rispondere, poi magari ne raccogliamo un'altra se c'è. Allora, l'abbiamo trovato perché, considerate che noi un anno e mezzo abbiamo lavorato a questa storia, per interesse, per curiosità, prima del giorno in cui abbiamo detto ci mettiamo davvero pancia a terra a lavorare a questo, c'eravamo sopra da tempo e ci incuriosiva e ci interessava e pensavamo che un giorno ne avremmo fatto qualcosa per quanto mi riguarda dai tempi in cui ero al liceo. Quindi io mi sono letta moltissime carte anche del processo che poi è stato annullato, del rinvio eccetera, e c'erano dei personaggi, è un processo con centinaia di testimoni, è un processo dove c'è una foto meravigliosa di una giurata, di una che dorme profondamente mentre parla, credo proprio Torre, ma non ne sono sicura. Cioè è un processo che la giuria ha seguito apparentemente, anche insomma, questa foto è emblematica, ma era enorme, infinito, confusissimo, con milioni di persone. Cioè, tra queste persone che, grazie, e non la ringrazieremo mai abbastanza, appunto, a Radio Radicale, queste milioni di ore di processo, tutti i gradi, il rinvio, l'annullamento, si potevano ascoltare, qualcuno ci ha colpito, cioè qualcuno per dei motivi che possono essere anche assolutamente, insomma, così, di sensazioni, di nulla e più, e noi ne abbiamo cercati tanti, non li abbiamo cercati tutti, un po' perché alcuni veramente avevano un ruolo estremamente marginale, qualcuno ci ha colpito e qualcuno siamo andati a cercare cosa avesse fatto poi nel resto della sua vita. Questo è stato un incubo, cioè trovare questi personaggi, tutti, dagli imputati ai testimoni chiave, alle testimoni chiave, perché sono in realtà 3 donne, è stato un incubo, perché immaginatevi che erano, cioè era un'epoca in cui ovviamente non c'erano social né nulla, quasi tantissimi dagli imputati ai testimoni di questo processo hanno praticamente cercato di sparire poi nel resto della loro vita, cioè non hanno, anche la stessa Maria Chiara Lipari, che era
molto ben avviata in una carriera, diciamo, un po' più visibile, perché una carriera accademica, e si è eclissata dal mondo proprio dopo questa vicenda. E una di questi personaggi, che non era fondamentale nella storia, ma che per qualche motivo che non saprei neanche spiegare ci aveva colpito, quando ci abbiamo poi parlato effettivamente, insomma, ci ha detto delle cose che erano estremamente rilevanti, perché dire non ho detto quello che sapevo agli inquirenti, ma la testimone chiave non dice la verità per questo, questo e quest'altro, è una roba che se l'avesse detta allora, insomma, avrebbe pesato. Ci sono altre domande qui davanti? Prego. Grazie dell'integrazione molto, molto utile. Posso dire, sicurante, no? Una cosa brevissima che... Grazie. No, solo una piccolissima cosa su Alletto, che è da sola col cognato, viene registrata, non sa di essere registrata, oltre a dirgli che non sa niente. C'è un momento veramente, almeno a me forse quello che ha fatto più gelare il sangue, in cui lei, parlando col cognato, che è un poliziotto che non dovrebbe essere lì, e va bene, dice, vabbè, ma a me, io non c'ero, ma forse mi conviene di che c'ero. Ma visto che i magistrati avevano già capito che non doveva essere uno solo alla finestra, ma due, lui dice, e il nome di Ferraro viene, è già stato fatto, lei dice, vabbè, faccio il nome di Ferraro, però per parlare dovrei sapere chi è quell'altro, e poi dirà quell'altro in aula, e quell'altro sarà condannato per omicidio e andrà in galera. Però una che, non sapendo di essere registrata, non avendo a che fare con la voce, essendo col suo cognato, si chiede, vabbè, ormai ho capito che mi conviene parlare, dire quello che devo dire, però dovete dirmi meglio cosa devo dire, se lo devo dire. Scusate. Abbiamo una, direi, ultima domanda qua. Allora, come avete capito che entrambe avevate questo caso, che è stato molto
La domanda a beneficio di chi è in stream: come vi siete conosciute voi due e se c'è stato un momento di svolta o da pelle d'oca nelle indagini, nella vostra inchiesta? Magari cominciamo con Chiara. Ok, allora ci siamo conosciute per conoscenze comuni, un po' prima di cominciare a parlare di Marta Russo, e poi per caso abbiamo cominciato, dopo non ci vedevamo da un po' di tempo, ci siamo viste a pranzo, abbiamo cominciato a parlare un po' come abbiamo fatto con voi, raccontando io ero al liceo, io ero lì, e da lì devo dire che è stato tutto un momento in cui siamo state più o meno sicure di voler proseguire, perché poi è una storia talmente complicata che ci sono, certo, ci sono casi come anche quest'ultimo che raccontava Cecilia e tanti altri, anche durante quella stessa giornata, le decine di volte in cui Gabriella ha letto, ha detto ma io non c'ero, ma che devo dire, ma io non c'ero, se non c'ero, ma io che... Quindi insomma davvero ci sono tanti momenti in cui proprio non riesci a capire come si è finiti fin lì, insomma, e soprattutto per le implicazioni che il metodo, e ovviamente uno, poi sì, magari è l'unica volta in cui è successo tutto questo, però è un po' difficile pensarlo e quindi ti viene l'ansia di come vanno gli altri processi, delle storie che conosci meno, no? Una volta, quando a un certo punto, contestando proprio la premessa della polvere da sparo, noi abbiamo chiesto appunto all'ex capo della squadra mobile, ma insomma se non è polvere da sparo, no? Perché poi l'altra grossa questione è che se cade quella premessa, viene ancor meno da giustificare le pressioni e le minacce, no? Quindi la domanda è: ma se quella premessa sapevate, o se allora aveste saputo, insomma, che non era così certo, avreste insistito allo stesso modo, no? E ci sono state tante risposte, tra cui quella della squadra mobile, che a un certo punto ci ha detto, allora capo, adesso non più, vabbè, ma allora che facciamo? Tiriamo fuori tutti dalla galera? E io non direi sì, ovviamente, perché bisogna vedere i casi, però un po' di inquietudine ti viene, perché appunto se pensi che ci possono essere, li abbiamo condannati tutti così, li abbiamo presi tutti così, quindi che facciamo? Tiriamo fuori dalla galera quelli che hanno l'ergasso? Sì. Tu gli dici, mamma mia, cioè, forse, io non... sì, no? forse sì, o comunque no, poi molti c'è anche altri. L'elemento che dicevate prima, no? L'inquietudine di immaginare di trovarsi vicino a una stanza in cui forse è accaduto qualcosa, e per questo motivo unicamente essere poi protagonisti magari di una vicenda giudiziaria. Dover dimostrare è veramente... di essere innocente, che poi è una cosa che appunto dal punto di vista della procedura non dovrebbe essere così, e di fatto invece ti trovi in una situazione in cui devi dimostrare di non aver fatto nulla. Dobbiamo poi andare a chiudere, però ci sono tante mani alzate. Se è rapidissimo, le chiedo la cortesia, poi... A proposito anche dell'elemento delle pressioni, no, che citavamo prima, dobbiamo però andare a chiudere perché i tempi sono un po' stretti. Vedevo una mano alzata lì, quindi prego. L'elemento della pressione, no, di nuovo, mediatica e politica, mi sembra che fosse su questo poi la domanda. Raccogliamo anche l'ultima insieme qua davanti, cioè a metà, prego. La domanda...
sempre per chi è in streaming, è come hanno fatto a mantenere la calma di fatto le due persone, i due imputati poi condannati, nonostante diciamo la particolarità, no, della vicenda giudiziaria. Vi lascerei a questo punto la risposta conclusiva, Cecilia e Chiara. Allora, sulla questione delle pressioni del piano inclinato e degli inquirenti, a me sembra, gli inquirenti parlandoci oggi non si sono mossi di una virgola da dove erano allora, ma tra l'altro a me, diciamo, colpisce non avere neanche, cioè tu stai parlando con una giornalista che ti sta registrando, cioè, lo sai, insomma, non... allora che tu venga a dire, guarda, abbiamo i bollettini dell'FBI di Scotland Yard, dicono che non è polvere da sparo, cioè che non è con certezza polvere da sparo, che la vostra premessa potrebbe essere inchiostro, potrebbe essere i freni di una panda, cioè, e fesserie, ah vabbè, allora se noi li abbiamo condannati con quelle regole, li abbiamo che tiriamo fuori la gente dall'ergastolo, piuttosto che la speranza che ci dice, vabbè, per me, ma non è polvere da sparo, 20 secondi dopo averci detto questo, cioè noi ci sediamo, iniziamo l'intervista e lui ci dice, io sono riuscito, grazie a me siamo arrivati alla verità, perché io, anche se stavo seduto a non fare niente, mi pagavano lo stesso. Io dico, vabbè, il magistrato, fa piacere che tu lo dica pubblicamente registrato a un giornalista, ma... Poi, però io invece mi sono dato da fare, e se non ci fossi stato io, perché è venuta a me in mente l'idea di fare lo stub, di fare la prova dentro sul davanzale, se non avessi trovato quella particella, questo caso rimaneva irrisolto. 20 secondi dopo gli diciamo, ma la particella lei lo sa che non è affatto con certezza un residuo di sparo, e lui dice, che se ne importa della particella, per me poteva essere, aveva appena detto che era l'unica cosa grazie alla quale si è arrivata alla risoluzione del caso. Cioè c'è un problema di, almeno, parlo solo per le interviste che abbiamo fatto ovviamente, poi magari in altri ambiti, in altri momenti, però c'era un problema di logica mostruoso, cioè di passaggi logici, e comunque nessun, anche solo non dirmelo, cioè non dirmelo, sono una giornata, perché mi devi dire che appunto ti pagano uguale, che mi hai appena detto, cioè non, neanche un minimo di attenzione, cioè il GIP... figura che dovrebbe essere imparziale, perché un giudice non è l'accusa, anche l'accusa dovrebbe essere imparziale, cioè non gli dovrebbe importare nulla di arrestare per forza qualcuno, dovrebbe ricercare la verità, è tutta una serie di belle favole, diciamo. Il GIP è figura terza tra accusa e difesa. Registrati con dei giornalisti, ci dice, secondo me, cosa mai dimostrata da nessuno, secondo me l'hanno uccisa perché facevano parte della setta Ludwig, una setta di neonazisti di Verona che ammazzava i preti perché era nazista e pagana, e poi ammazzava le persone omosessuali nelle discoteche. E tu dici, ma, cioè, ma puoi parlare a una giornalista registrato di due persone su cui non hai nessuna prova e dire così il tuo, quello che secondo te è il movente... Secondo te, come secondo mia zia potrebbe dire, secondo me erano cattivi perché la nonna li picchiava da piccoli, cioè. Quindi altro, insomma, Cecilia, poco ravvedimento. Anche il tema del movente è affascinante, potremmo parlarne, però, sì. Cioè non si trova un movente, allora l'assenza di movente diventa movente, paradossalmente accade questo, e quindi diciamo che a queste condizioni non dico che si possa condannare chiunque, però effettivamente forse sì, possiamo dirlo, no? Nel senso che se uno cerca, cioè se io parto dal presupposto, allora l'assenza di movente, cioè il delitto perfetto, questo caso non si riesce a risolvere perché non si capisce da dove è partito il colpo, tranne questa cosa, diciamo, che viene presa un po' con una forzatura, questa certezza dell'aula 6, e non c'è il movente e non c'è l'arma del delitto. Allora questi qui dobbiamo cercare, cioè, di capire perché hanno sparato. Allora si va a fare una ricerca molto mirata nei cassetti dei loro comodini, dicendo vediamo cosa troviamo. Allora se troviamo Nietzsche, e lo trovano, fanno filosofie, cioè nel senso può capitare anche, no?
E niente, delitto perfetto teorizzato, quindi il superomismo, io riesco a personare al di sopra del bene e del male e dimostro la mia superiorità facendo qualcosa che non posso fare, ma visto che sono più figo degli altri, gli altri non mi beccano. Ammazza, cioè nel senso impegnativa come ipotesi, impossibile da dimostrare, cioè così se io entro nel tuo cervello e dico che perché, non lo so, insomma, c'erano, a un certo punto c'è questo momento meraviglioso in cui anche il professor Romano viene accusato per una cosa che si pensa abbia detto lui, professore anche lui di filosofia, del diritto, e invece era una citazione di Nietzsche in un suo libro. E quindi cercano, c'è cioè il magistrato che si alza e comincia a dire lei ha scritto, quindi adesso noi la condanniamo, eccetera, eccetera, e l'avvocato si alza e dice guardi, forse l'avviso di garanzia lo dobbiamo mandare a Nietzsche perché non le ha scritte il professore Romano queste cose. Quindi c'è un po', insomma, c'è addirittura viene accusato per delle frasi che ci sono nel suo diario, Salvatore Ferraro, poi condannato, e a un certo punto viene fuori che queste frasi, come diceva Ferraro, ma nessuno se lo filava in quel momento, erano di San Paolo. E queste frasi dagli inquirenti erano state reputate indecenti, violente e la dimostrazione di un'indole omicida. Non so se è chiara, tu vuoi dire magari sulla no. L'ultima domanda, ma no, poi appunto ricordando questi passaggi surreali mi verrebbe da dire, insomma, ovviamente ognuno comincia a chiedersi che diavolo ha nelle proprie librerie, no? Perché poi davvero ti viene un po' male, perché poi oltre alle conversazioni, io dico sempre, se rendono pubbliche le nostre email, i nostri messaggi fuori da un contesto e fuori da appunto le tante possibilità semantiche, beh, insomma, facciamo tutti veramente una brutta fine, no? Quindi, e pensare che questo sia stato davvero un punto dell'accusa, veramente, insomma, se fosse un film farebbe un po' ridere, visto che poi è successo, veramente mette moltissima, moltissima ansia. L'ultima domanda è complicatissima, ci siamo fatte questa domanda tante volte, anche perché se avete ascoltato o se vi ricordate bene il caso, davvero, insomma, di motivi per essere accecati dall'ira o anche dalla disperazione, da insomma, ecco, non da quella calma che emerge, ammesso che poi sia tale, sai, è sempre molto difficile poi valutare anche da un incontro di 2 ore o 2 settimane quello che succede nelle teste, nelle vite delle persone, però insomma questi due appena trentenni quando sono stati arrestati si sono fatti 1 mese di isolamento, quindi immaginate anche che tipo di e poi insomma hanno fatto 1 anno e mezzo di custodia cautelare, hanno passato tutti quei mesi di orrore mediatico, perché noi abbiamo recuperato e abbiamo insomma usato nella serie solo una piccola parte di quell'orrore lì, da articoli in cui si diceva Scattone e Ferraro hanno già sparato da lì, a versioni sono peggio dei mostri del Circeo, insomma veramente... Peggio dei mafiosi, insomma, perché almeno i mafiosi hanno un codice, sì, che anche questo insomma è un po' inquietante. Vabbè, comunque, per arrivare a un tentativo di rispondere, io l'unico indizio che intravedo è un po' quello che poi ci ha detto Salvatore Ferraro, cioè che banalmente ti abitui, perché è un giorno dopo l'altro, no? Quando lui raccontava dei primi giorni e anche del passaggio da un'iniziale speranza in cui lui ci ha detto io, vabbè, mi hanno portato dentro, ho pensato, vabbè, è un errore, è una cosa assurda, folle, domani mi verranno ad aprire la porta e poi domani non arriva mai. E però tu ogni volta che rimandi a domani ti adatti un po', davvero è una cosa terrificante forse, ma è anche forse l'unico modo per sopravvivere, perché anch'io tante volte... E forse anche Cecilia, ma insomma io tante volte a lei ho detto davvero mi stupisco di come uno poi non ti aspetta sotto casa, non so, non si fa esplodere davanti al tribunale, perché è veramente complicato anche, ripeto, a freddo e a distanza gestire anche le reazioni di rabbia rispetto a una tale ingiustizia, una tale anche un tale orrore nel descrivere la parte della stampa. È forse perfino peggiore, non lo so, insomma, anche fare queste gerarchie se ha senso o se uno riesce, insomma, però è veramente orrendo quando uno legge quelle cose, o anche una delle cose più mi strazia è ricordare anche le interviste o anche le testimonianze del padre di
Giovanni Scattone, che era una persona assolutamente, era un ingegnere molto razionale, molto analitico, e che in più occasioni prova a fare una serie di considerazioni. E veramente, ecco, anche solo immaginare quel punto di vista, quel punto, poi è ovvio, lo dice anche Scattone, lo dice anche Ferraro, che certo che loro sono perfettamente consapevoli che c'è chi ha passato, cioè chi è stato colpito ancora di più, no? Perché una ragazza è morta, questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare mai, ovviamente. Però poi in questo orrore, in questo trita tutto per una specie veramente di sete di giustizia, no? Perché poi anche questo meccanismo di mettere, vabbè, non sappiamo qual è il movente, beh, è questo. È terrificante, cioè narrativamente è interessante, ma che questo accada in un processo, o comunque che seriamente l'accusa possa prendere un'ipotesi di questo tipo come una premessa solida, è veramente terrificante. La cosa più terrificante, non lo so se la reazione principale è ansia, rabbia o tutto questo insieme, e quindi non so rispondere. È molto sorprendente che siano riusciti a sopravvivere, mi viene da dire. Volevo chiudere con una domanda flash per voi, domanda doppia. La prima è, alla fine di questo percorso, se siete certe, per l'idea che vi siete fatta voi, che non siano Scattone e Ferraro i responsabili? Non sono certa, e non potrei esserlo, sono certa che non abbiano dimostrato che sono stati Scattone e Ferraro. Chiara, su questo sottoscrivi. L'ultima cosa, se pensate che ci sia stato qualcuno, qualche soggetto, qualche persona che ha attivamente coperto qualcuno per evitare che si arrivasse a una verità diversa? Non lo so, ci sono delle teorie anche al riguardo, veramente non lo so, cioè non è un... Poi c'è anche un abuso invece dall'altra parte della teoria della copertura, cioè ad esempio quando mancano dei pezzi, ad esempio quando manca il movente, il PM, la Speranza, ci dice loro volevano proteggere il loro professore. Uno dice, ma quindi tu fai condannare due per omicidio se pensi che è stato il professore, perché, per cosa? Ma cioè, poi lui cita i servizi segreti che in realtà sono stati coinvolti dall'accusa e gli hanno prestato una telecamera, cioè il fatto che c'entrino i servizi segreti in questa storia è in un momento specifico tecnico, noi abbiamo un'attrezzatura di cui molto sofisticata, di cui voi magistratura italiana non siete ancora dotati, ve la prestiamo. Cioè, io non oso fare ipotesi. Chiaro. Quello che so è che ci sono almeno due piste, quella che gira intorno al terrorismo e quella che gira intorno alla Pultra, l'agenzia di polizia dell'università, che vengono abbandonate tout court per seguire una convenienza investigativa, e questo è un peccato. Chiaro, su questo sei... Sì, assolutamente, perché appunto è estremamente difficile anche a tanti anni di distanza andare anche a trovare qualcosa che è stato trascurato, e il disastro è anche questo, perché quando tu prendi una sola strada e dimentichi le altre, a volte quella scelta è irreversibile e non puoi più tornare indietro, è proprio impossibile tecnicamente. Se anche avessimo, non so, un gruppo di investigatori al nostro servizio, probabilmente non riusciremmo comunque ad aggiungere nulla, a meno che non c'è qualcuno che sa e che si decide a parlare, che sa più di quello che insomma ha detto, ammesso che abbia detto qualcosa. Allora dico una cosa che è solo una battuta velocissima, ovviamente è una battuta. C'è stato un momento in cui non posso. C'è stato un momento in cui c'era un ascoltatore di polvere in Australia. E noi abbiamo detto, vabbè, forse è una pista da riaprire. Ah, chi è che si ascolta polvere in Australia, per quale motivo? E quando, sto scherzando, ovviamente, quando, certo. Scusate, ci si permette di fare ironia, ci siamo vissute, cioè abbiamo vissuto questa storia talmente, diciamo, dalla mattina alla sera, che senza ogni tanto riuscire ad uscire dal tono drammatico non saremmo sopravvissuti. Grazie a maggior ragione per averla condivisa con noi questa sera. Fatemi ringraziare il circolo dei lettori, Anna Laura, Michela, Ruben, Francesco per l'aiuto tecnico, e grazie soprattutto a Chiara Lalli e a Cecilia Sala. Buonasera a tutti. Grazie Lorenzo Presiasco del circolo.